pond5.com. Sta per concludersi il nostro speciale Capital, viaggio alla scoperta delle migliori idee innovative di impresa finaliste del concorso 2012. 56 progetti in gara, conosciamo gli ultimi tre. Simbio è un progetto utile all'industria e all'ambiente. Tutto parte da un biofisico ingegnere, Matteo Mariani, e dalla biologia sintetica. Come migliorare le performance della lavastoviglie? Ci ha pensato un gruppo formato da due dottorandi e uno studente nel progetto Moisture Dryer System. Ce lo racconta Emanuela Brunetti. In un mercato sempre più globale, il consumatore vuole sapere com'è fatto e da dove viene il prodotto che sta consumando. Da qui nasce l'idea di Alessandro Flammini e del progetto Filiera.info. Simbio è un progetto utile all'industria e all'ambiente. Tutto parte da un biofisico ingegnere, Matteo Mariani, e dalla biologia sintetica. La biologia sintetica è un po' come un'applicazione della biologia nell'ingegneria, nel senso che coi metodi dell'ingegneria, cioè invece di essere una scienza pura, è una scienza applicata. Applicata a che cosa? Applicata ai microorganismi. Microorganismi che sono una fonte incredibile di possibilità per l'industria chimica. L'industria chimica che si sta sempre più rivolgendo verso quella che si chiama la green economy, cioè la possibilità di utilizzare come materie prime non il petrolio ma per esempio le biomasse. Per mettere in pratica l'idea originale, Matteo Mariani si è affidato ad un pool di ricercatori dell'Università di Camerino. Dalle tante discussioni avute dal nostro gruppo di ricerca di Camerino con Matteo è nata questa idea di creare un'impresa a partire dalla biologia sintetica e dai microrganismi che noi da diversi anni stiamo studiando. Infatti il nostro gruppo ha una certa esperienza nel campo della biologia molecolare, delle biotecnologie, e da diversi anni ci occupiamo della caratterizzazione dei processi evolutivi, soprattutto a livello molecolare, responsabili dell'adattamento al freddo. Abbiamo nella biologia sintetica tutte queste parti biologiche che sono delle componenti essenziali dei microrganismi che sono codificate, come sappiamo e come sanno ormai un po' tutti, nel DNA, che sono una serie di istruzioni. Allora, se io combino queste istruzioni, un po' come in ingegneria noi combiniamo viti e bulloni, si possono costruire, se vogliamo, progettare nuovi organismi per svolgere certe funzioni, come dicevo per esempio per la produzione di sostanze chimiche. Ora, nel nostro brevetto, nella nostra idea, c'è un sistema che è fondato principalmente sui meccanismi dell'evoluzione per rendere questi meccanismi ancora più veloci. Cioè, in pratica, risparmiando tempo, invece di aspettare migliaia se non milioni di anni come sono gli organismi naturali, il nostro sistema accelera l'evoluzione e quindi permette a questi organismi di svolgere la loro funzione, la funzione che a noi interessa, che è una funzione di produzione per esempio di sostanze chimiche, in termini molto più efficienti, molto più veloci. Questo brevetto potrebbe essere utilizzato in molti campi della green economy. Parliamo per esempio sì della trasformazione della biomassa in bioplastiche, ma potrebbe essere anche utilizzato in altri campi delle biotecnologie, come le biotecnologie cosiddette rosse. In biotecnologia si usa il codice dei colori, ci sono le biotecnologie rosse, quelle bianche che sono quelle industriali, e ci sono quelle blu, quelle del mare. Un processo industriale può aver bisogno di sciogliere il grasso alle basse temperature, quindi con un notevole risparmio energetico. Quindi questi processi industriali necessitano di lipasi capaci di funzionare al freddo. Oppure un altro processo industriale può aver bisogno di inibire la formazione di cristalli di ghiaccio negli alimenti. E quindi in questo caso noi potremmo fornire molecole antifreeze. Dal punto di vista economico si prevede un vero e proprio boom di richieste di biotecnologie industriali. Passeranno, secondo le previsioni McKinsey, da quello che sono adesso circa 120 miliardi di dollari di vendite l'anno a qualcosa come 500 e forse di più miliardi di dollari nel 2020, quindi è un boom, il bio boom è il background, è lo scenario su cui noi vogliamo muoverci.
La nostra idea è di imprenditoriale, quella di funzionare come una sorta di studio di progettazione dei microrganismi, cioè noi utilizziamo queste tecniche della biologia sintetica per adattare gli organismi per la produzione di certe sostanze chimiche e per questo c'è un'enorme richiesta, c'è un enorme mercato. In Italia purtroppo ci sono pochissime realtà simili alla nostra, anzi direi che l'Italia in generale nelle biotecnologie industriali è abbastanza indietro, peccato perché abbiamo invece un'ottima biologia molecolare, delle scienze biologiche molto sviluppate, quindi noi potremmo essere anche un po' una sorta di raccogliere un po' tutte queste conoscenze della biologia di base per poi applicarle tramite con le tecniche della biologia sintetica per la produzione di, per esempio, di bioplastiche o di biofuel, biocombustibili in generale. Come migliorare le performance della lavastoviglie? Ci ha pensato un gruppo formato da due dottorandi e uno studente nel progetto Moisture Dryer System. Ce lo racconta Emanuela Brunetti. Allora, l'idea è nata nel confrontarci io e un altro dottorando all'interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche, mettendo un po' insieme quelle che erano le nostre conoscenze e le nostre esperienze, abbiamo visto che l'idea di applicare le capacità di alcuni materiali a quello che poteva essere l'ottimizzazione nei risparmi economici in una lavastoviglie poteva funzionare. Con l'aiuto anche di un altro studente ci siamo messi insieme, abbiamo buttato giù l'idea e abbiamo visto che la cosa funzionava alquanto bene. Il cuore del progetto risiede in un materiale solido simile a dei granelli di sale colorati. Un materiale che ha una capacità speciale, quella di assorbire elevate quantità di vaporacqueo. Abbiamo inserito questo materiale all'interno di un box, ci è sembrato simpatico chiamarlo Moisture, e questo box che poi può essere installato sia all'interno di lavastoviglie già esistenti sia appunto nelle lavastoviglie nuove e va a migliorare quella che è la fase più economicamente più critica in una lavastoviglie, che è la fase dell'asciugatura. E dai primi test fatti da un prototipo in laboratorio abbiamo visto appunto che la riduzione rispetto a un consumo di una lavastoviglie in classe A è anche di un 40%. E adesso stiamo sviluppando, anche con il sostegno forte del CNR di Messina, proprio dei nuovi materiali che secondo noi danno un margine di riduzione maggiore rispetto anche a quel 40%. L'idea e il progetto sono realizzabili, ma per farli diventare una impresa vera il gruppo ha dovuto elaborare un business plan. L'abbiamo fatto sia da un punto di vista appunto tecnico, che è la parte che a noi compete maggiormente, poi con l'aiuto delle Capital abbiamo poi curato tutta quella parte che è la parte economica, che per noi è un mondo sconosciuto, e quindi grazie a loro poi siamo andati nel dettaglio di quello che poi è la sostenibilità economica del progetto. Il gruppo è nato all'interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche. E appunto siamo due dottorandi e uno studente e nella vita di tutti i giorni, confrontandoci le idee e le conoscenze, è nato questo gruppo. Noi, come sia studenti di ingegneria, il ex studenti di ingegneria e dottorandi di ricerca, ma anche lo stesso studente che appunto si è impegnato con noi, è proprio sicuramente è un mettere a frutto quelle che sono state le nostre esperienze. In un mercato sempre più globale il consumatore vuole sapere come è fatto e da dove viene il prodotto che sta consumando. Da qui nasce l'idea di Alessandro Flammini e del progetto Filiera.info. Il consumatore vuole essere sempre più informato, specialmente al momento dell'acquisto, ad esempio quando si trova davanti a un bancone del supermercato, e non esistono spesso informazioni sufficienti per poter scegliere con consapevolezza tra due prodotti che apparentemente sono equivalenti ma di fatto hanno diversa qualità.
Il progetto intende da una parte sviluppare un sistema di tracciabilità della filiera di produzione di un bene che sia flessibile sulla base delle informazioni disponibili. Queste informazioni possono riguardare ad esempio la quantità di energia necessaria per la realizzazione del bene, la quantità di emissioni associate, se ogni partecipante della filiera produttiva ha rispettato ad esempio gli standard di lavoro e dei propri dipendenti. Filiera.info intende raccogliere ed associare le informazioni relative ai soggetti al prodotto. Questo tramite una piattaforma informatica e tramite questa piattaforma mettere le informazioni a disposizione immediata dei consumatori. Si sapranno le origini geografiche, ma anche tutti i passaggi di filiera di quel prodotto. Un aspetto innovativo chiave, diciamo, di questo progetto è che le informazioni saranno immediatamente disponibili per il consumatore al momento dell'acquisto, grazie all'utilizzo anche di un codice QR applicato sulla confezione del prodotto. Finisce qui lo speciale Capital di oggi. Tra i progetti che vi abbiamo raccontato, solo 10 riusciranno a portarsi a casa il premio in denaro. Ma il concorso Capital continua. Per le iscrizioni all'edizione 2013 è già online il bando al sito www.ecapital.it. Pond5.com.